Pace bene, fra Natanaele. Pace bene. Su questo giorno della festa della Maria Assunta in Cielo, quale messaggio vorresti dare al mondo? Ecco, il messaggio vocazionale che vi vorrei dare porta sull'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi. Infatti, qualche tempo fa, leggendo questo episodio nel Vangelo di Luca, mi ha colpito una espressione. Vediamo che Luca scrive che Gesù disse agli apostoli: pregate per non entrare in tentazione, e poi si allontanò quasi un tiro di sasso e di nuovo inginocchiato si pregava e poi disse: Padre, non sia fatta la mia ma la tua volontà. Quindi questo tiro di sasso mi ha fatto pensare allo stesso sasso, ciotolo, per mezzo del quale Davide sconfigge Golia, libera il popolo di Israele dall'oppressione dei filistei e si avvia verso il regno che Dio già gli voleva dare, ungendolo re. Effettivamente Gesù, per mezzo del sì al Padre, sconfigge il demonio, ma anche libera il nuovo Israele, il popolo di Dio, dall'oppressione del male e si avvia, per mezzo della sua passione, verso la felicità eterna, la gloria sconfinata, il suo regno eterno. Ma questo tiro di sasso, ovviamente vediamo che è scritto nel Vangelo quasi un tiro di sasso, quindi magari potrebbe ricordarci che il sì di Gesù al Padre non è un sasso, un tiro di sasso fisico, ma bensì spirituale, come San Paolo ci ricorda. La nostra battaglia non è contro delle creature fisiche, ma contro le potenze dello spirito, potenze malefiche. E questo tiro di sasso potrebbe anche raffigurare il nostro sì personale al Padre. Infatti quando noi diciamo di sì al Padre, abbiamo la possibilità di sconfiggere il demonio. Ce lo dice l'Associazione Internazionale degli Esorcisti, elencando tutti i punti di come possiamo vincere il diavolo. Il primo punto è l'obbedienza al Padre in imitazione di Cristo. Quindi più imitiamo Cristo e più possiamo sconfiggere il demonio. Ma possiamo anche collaborare all'opera di redenzione compiuta da Cristo. Questo ce lo spiega anche il Padre Pio quando scrive alle sue figlie spirituali che le prove che attraversano sono parte della loro chiamata a co-redimere i fratelli, cioè co-redimere, collaborare alla redenzione compiuta da Cristo. Quindi questo è una cosa grande che ci può veramente motivare. E Padre Pio aggiunge che questa è fonte di gloria, quindi il fatto di collaborare alla salvezza, di contribuire alla salvezza dei fratelli, questa è gloria di Dio. Come dice anche San Massimiliano Maria Kolbe, la gloria di Dio splende particolarmente nella salvezza delle anime. E per concludere, per capire che questa gloria di Dio e questa salvezza delle anime è collegata con l'imitazione di Cristo, Sant'Ambrogio ci dice che quanto più avremo lottato per imitare i precetti del Signore, tanto più saremo felici nell'altra vita e tanta maggior gloria guadagneremo. Quindi tutto questo ci motiva e ci spinge a cercare di capire come lottare, come dire il nostro sì al Padre, come lanciare questo sasso. E vediamo che nel racconto del combattimento, della lotta, ricordiamo che agonia, l'agonia di Gesù significa anche in greca lotta, quindi nel combattimento di Davide con Golia, Davide usa due cose: la pietra e anche una fionda. Quindi di che cosa potrebbe essere figura? Prima la pietra. Sant'Agostino, nel suo commento, il suo discorso
su Davide e Golia, ci spiega che Davide ricorda il passo scritturistico. Davide va a scegliersi nel torrente 5 ciottoli lisci. Quindi questi ciottoli lisci dice che sono figura della legge, appunto perché sono 5 e la legge è contenuta nei 5 libri del Pentateuco scritto da Mosè. Però dice che Davide ne getta solo uno, ne lancia uno contro il demonio, e questo uno raffigura l'unità di coloro che osservano la legge. Ora noi ci possiamo ricordare che Gesù è il compimento e la pienezza della legge, e addirittura San Pietro ci dice che Gesù è quella pietra rigettata dagli uomini, pietra viva, ma scelta e preziosa davanti a Dio. Quindi in un certo modo questa pietra potrebbe essere figura di Cristo stesso, dello stile di vita di Cristo, ma nel nostro caso potrebbe anche essere figura della nostra specifica chiamata a imitare Cristo, cioè della nostra testimonianza cristiana anche. Ma questa nostra specifica chiamata a imitare Cristo dove la troviamo? Davide va nel torrente. Qui ci abbiamo solo il bayou della Louisiana. Comunque nel torrente che cosa potrebbe essere figura questo torrente? Il torrente potrebbe essere figura anche della vita della Chiesa. Questo lo dico perché l'esortazione apostolica post-sinodale Verbum Domini ci dice che il luogo originario dell'interpretazione della scrittura è la vita della Chiesa. Quindi la vita della Chiesa è ovviamente l'insegnamento anche della Chiesa sui punti principali di come interpretare la Bibbia, ma anche la vita di preghiera, la vita sacramentale, la vita comunitaria, le opere di carità, l'impegno missionario, l'esempio dei santi, tante cose attraverso il quale possiamo capire meglio come imitare Cristo, e ovviamente prima di tutto l'esempio di Maria, che è già entrata nella gloria. E quindi una volta che siamo andati a questo torrente della vita della Chiesa, abbiamo trovato questa nostra specifica chiamata di come imitare Cristo, ci serve la fionda. Quindi la fionda è proprio quello che dà slancio al tiro di sasso, quindi è quello che dà la forza, slancio al nostro sì al Padre. Per mezzo della fionda riusciamo a scagliare la pietra. Quindi per mezzo della questa fionda potrebbe essere figura quindi dell'amore per la salvezza delle anime, dell'amore per la gloria di Dio, e per mezzo di questo amore per la salvezza delle anime, questo amore di Dio, della gloria di Dio, questo ci dà la forza di dare anche la nostra vita, di gettare questa nostra vita che si va conformando sempre più a Cristo in testimonianza per gli altri. E vediamo infatti che Davide, da piccolo pastore, già era pronto a rischiare la vita contro il leone, l'orso, per proteggere le pecore del suo padre, il gregge del suo padre. E di nuovo, con questo stesso coraggio, rischia la vita per liberare il popolo di Israele dall'oppressione dei Filistei. Vediamo che Gesù, come buon pastore, dimostra il suo amore per le pecore, cioè per le anime che siamo noi, dando la vita. E ci dice anche, parlando in un certo modo della gloria di Dio, che lui, come buon pastore, dà la sua vita per riprenderla di nuovo. Quindi ci dice anche a noi che se diamo la nostra vita, un giorno la riprenderemo di nuovo nella gloria di Dio. E questo ci dà coraggio e ci fa capire anche quello che dice San Francesco quando dice: piccola la sofferenza e infinita la gloria. Quindi vi auguro di poter
dire il vostro sì al Padre, gettare questo sasso contro il demonio, andando al torrente della vita della Chiesa per trovare la vostra specifica chiamata, la vostra chiamata ad imitare Cristo, e così con la fionda dell'amore per la salvezza delle anime, per la gloria di Dio, gettare, scagliare questo sasso, questa vostra vita in testimonianza per gli altri, e in modo da essere vittorioso contro il demonio, essere efficaci collaboratori di Cristo per la salvezza delle anime, e un giorno questa vita che avrete lanciato per gli altri vi possa ritornare come un boomerang nella felicità eterna e la gloria sconfinata. Pace bene, auguri di santità. Pace bene, grazie Fra Natanaele. Grazie a voi.